Educare è un bel nome. Educare, cosa vuol dire? Educere, no? Condurre fuori, condurre fuori, far uscire, far sgorgare qualcosa dal fondo, educare. E possiamo dirlo subito, educare è totalmente l'opposto di informare. No? Provate a pensarci. Educere, informare. Sono due visioni della cosa, direi due visioni del mondo completamente opposte, in questi termini che noi continuamente confondiamo. Perché ormai caratteristica della nostra epoca è parlare senza sapere ciò che si dice, no? Senza conoscere minimamente il significato dei termini che si usano. Se ci pensiamo un po', educare ed informare si contrappongono. Cosa vuol dire educere? Trarre fuori. Ma se io traggo fuori qualcosa da questa scatola, vuol dire che in quella scatola c'è qualcosa. Che quel contenitore non è un vuoto. Se io traggo fuori qualcosa, vuol dire che in quel qualcosa, che in quel contenitore c'era qualcosa che io traggo fuori, che io educo. Vuol dire una visione, una concezione della persona che educo, che non è la visione di un contenitore vuoto, che non è la visione di una gabbietta, per usare l'immagine platonica, dentro cui non c'è nulla o dentro cui forse al più svolazza un uccellino sperduto. Vuol dire che in quella persona e nella mente di quella persona che educo vi è in potenza tutto. Che quel contenitore è tutt'altro che vuoto, ma è pieno in potenza. E io devo trarre fuori ciò che dentro lì c'è. Trarre fuori, educare. Quindi che io devo conoscere e riconoscere il valore di quella persona che ho di fronte, capire le potenzialità di quella persona ed essere così bravo da trarle fuori. È la visione maieutica della paideia, che era propria della Grecia classica, ma in particolare proprio di Platone. E tutti sanno che appunto o dovrebbero sapere che tutta la nostra civiltà filosofico, scientifica, politica, eccetera, è tutto uno scambio, una relazione con Platone. E la sua influenza anche nella tradizione teologica, eccetera, eccetera, è fondamentale. Quindi, nella questione che stiamo affrontando oggi in particolare. C'è una visione maieutica dell'educazione, quello lì è maieutica, cioè io faccio partorire la persona che ho di fronte. Non è vuota quella persona, sarebbe come dire che una donna che partorisce è vuota fin tanto che l'ostetrico non tira fuori il bambino. C'ha il bambino dentro. E il medico lo trae fuori. Questo è il medico che educa. Trae fuori ciò che il pais ha in sé. Certo, ancora non l'ha tratto fuori da solo, non riuscirebbe a trarlo fuori da solo, deve essere aiutato dal medico. Guardate che le analogie tra medicina e filosofia sono infinite, alle origini della nostra cultura. Questa è una visione dell'educazione. Opposta a questa, l'altra visione dell'educazione, cioè il docente, la scatoletta vuota del discente, e il docente informa, mette la propria forma in quella scatola. È una scelta decisiva di civiltà. Prima di tutto intendersi bene su quale modello si sceglie. Qual è il modello che si sceglie? Quello dell'educazione e quindi una
una relazione tra docente e discente in cui il docente funzioni in questo modo maieutico e quindi debba prima di tutto riuscire a comprendere, sforzarsi di comprendere le potenzialità che stanno nella testa, nella mente di questo ragazzo, oppure un modello in cui c'è il docente che sa e trasmette, l'orrenda parola che sento dire continuamente, e trasmette il suo sapere al discente? Al discente? Qual è il modello? Questa è la domanda decisiva. È il modello platonico o è il modello delle macchinette di cui attualmente disponiamo, che è un modello puramente, perfettamente informativo? Dare informazioni, chiedere informazioni, dare informazioni. Qual è il modello? Fintanto che non si decide questo, nessun paradigma di scuola, eccetera, eccetera, può funzionare. Nessuno.